Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel per la risoluzione della problematica che sta interessando da molti anni gli impianti dei prati di Tivo e Pratoselva. Dopo l'ordinanza del Tribunale di Teramo che ha disposto il sequestro cautelativo delle strutture, accogliendo il ricorso del precedente gestore nominato custode degli impianti stessi, è arrivata la risposta della provincia di Teramo e dei soci della GST. Nel corso dell'assemblea di ieri, infatti, sentiti anche i legali della società, è stato deciso di dare mandato al liquidatore della Gran Sasso Teramano e di proporre un reclamo per la revoca dell'ordinanza che ha disposto il sequestro giudiziario del ramo d'azienda. Una vicenda che con il passare del tempo sta diventando sempre più complessa, creando di fatto una sorta di limbo per gli operatori turistici presenti in quel territorio. Purtroppo questa è una telenovela che non gli si sembra trovare un punto di fine e ci preoccupa tanto. Ho letto ieri delle dichiarazioni del Presidente della provincia, che apprezzo molto, quando dice che il suo obiettivo principale è quello dell'apertura al più presto. Io credo che l'obiettivo dovrebbe essere trovare una soluzione definitiva di questo, perché dal 2012 che stiamo in gestioni temporanee di un anno e mezzo, una stagione, due stagioni, e così non va. Se noi dobbiamo trovare una forma definitiva di soluzionare, trovargli soluzione a questo problema. Voi operatori turistici non potete neanche programmare, non sapete neanche quale offerta dare ai turisti. Ma tutto, ormai abbiamo il problema che la clientela non fa neanche lo sforzo di domandare che cosa succede lassù, perché già si dà di fatto che lassù sarà chiuso, oppure che ci sarà qualche problema. Cioè, il turista quando vuole andare in un posto a svagarsi, vuole non vedere problemi. Allora, il fatto che ormai Prateditivo sia diventato un posto dove soltanto si parla di problemi ci sta facendo un danno tremendo, perché ormai il turista già lo dà di fatto, già dice no, Prateditivo è un posto dove ci sono sempre problemi.